Supereroi, quando arriva supereroe, tu sei lì che muori. Aiuto! Poi arriva il supereroe e ti salva la vita. Supereroi, il futuro migliore con voi. I poteri particolari per salvare il nostro mondo che sta andando a rotoli. Sergente, abbiamo un problema. Un gruppo di ecoterroristi vuole mettere a segno un attentato nel cantiere che scaverà una galleria nel Monte Amianto. Dannati ecoterroristi! Ma cosa possiamo fare? Chiamiamo un supereroe! Eh già! Ma qual è il supereroe più adatto per salvare un cantiere? Ci sono io! Ma è proprio lei? Sì, è proprio lui! È Vecchio Man! Ma chi è? Molto tempo fa un uomo che viveva in un cantiere venne morso da una dentiera. Dopo circa 60 anni divenne Vecchio Man, l'uomo vecchio. Vecchio Man, ci puoi aiutare? Come dici? Ci puoi aiutare? Non capisco, giovanotto, non lo capisco, giovanotto, cane. Ci puoi aiutare? Lavare? C'ho le mutande! Vuoi lavare le mutande? Aiutare, vecchio! Non ci sento bene, sono un po' trullatecchie. Adesso devo attivare i miei poteri. Ci puoi aiutare a salvare il candiere? Cantare! Cantare! Ma ricorda una canzone! No. Orietta Berse, Orietta Berse! Venga la barca va! Il candiere! Il can... Ci puoi aiutare a fare il candiere? Candiere! Se il tuo cantiere è in pericolo, c'è un nuovo supereroe in città. Vecchio Man, l'uomo vecchio. Vecchio Man, il mio cantiere è in pericolo. Ci credo, stavate sbagliando tutto, lei. Scavate male, scavate male. Ai tempi miei quelli facevano i lavori bene. E poi non per dire, ma eravamo certi tori da mondo noi. Io dopo il cantiere mi scopavo almeno 4-5 femmine. Ma che c'entra? Come? Che c'entra? Non lo so, sto filo non lo metti qua, la devi mettere là, che è troppo lungo, non lo vedi, giralo. Così? Ma sei sicuro? Ma bene, dai detto a me che io ho fatto la guerra nel 15-18. L'uomo che c'ha l'esperienza dalla sua parte. Ma chi? Ma vecchio man, sono il sergente! Ma che hai combinato? No, non ho sentito! Che hai combinato? Il cantiere è esploso, non lo dovevi salvare! Ma sì, tanto quello era tutto sbagliato, era tutto da rifare, che guarda che io non avevo fatto un favore, che tanto veniva tutto poi il palazzo che poi cadeva dopo, ancora peggio, veniva tutta la vita delle persone morte, tutta la coscienza, come quella volta che mi ricordo che era... Nella prossima puntata Vecchio Man se la vedrà col suo più acerrimo nemico, metà uomo e metà notaio, il terribile Testa Man. Ma chi è? Supereroi, quando arriva supereroe, tu sei lì che muori. I poteri particolari per salvare il nostro mondo che sta andando a rotoli. Mamma mia, sono il capolinea questi due, Marco. Maestro, mi scusi, anche lei fa parte del gruppo. Parte del trio. Però può recuperare, figlio di puttana, facendo una bella battuta. Lui fa parte del trio, ma il supereroe Infamen, lo ricordiamo. Che se ne sbarazza. Allora, è vero, prego. Ci sono due millepiedi che parlano, no? Due papà millepiedi. Si fermi un attimo. Sì. Guardi le sue spalle, guardi il bocciato, guarda. L'invidia del bocciato, guarda come soffre. Comunque va rimbiancato. Sì. Prego, allora, scusi. Marco, ci sono due papà mille piedi. Due papà mille piedi che parlano. Sì. E uno dice all'altro: scusa, come va tuo figlio a scuola? E l'altro fa: la sta prendendo un po' sotto gamba. Questa battuta zoppica sotto un po', maestro. Aspetta che ne devo dire mille. Bellissima! Welcome to the zoo.
ecco le serate Zoo Party per il prossimo fine settimana. Sabato 16 luglio, Fabio Alisei, Marco Dona e Luca Alba saranno al Top Summer Party presso la Cascina Cappuccina Melegnano. Invece Alan Spine e Wender saranno al Monkeys a Belfiore in provincia di Venezia. Pippo Palmieri sarà a Filanda di Aulla in provincia di Massa Carrara per la Notte Bianca. E infine, lunedì 18, Fabio Alisei, Paolo Nois e Pippo Palmieri saranno al Praia di Gallipoli. Se ci volete per le vostre serate, mandate una mail a info@zooparty.it. Noi siamo uno zoo!